Piqué me l'ha rovinato. Quel babbo di minchia maledetto. Gerard Piqué. Il nostro pazzo viaggio in America insieme a Rove. Piqué ha scritto Cagliari per il video di Ale della Giusta. Ah sì sì, hai fatto anche colpo Ale, perché a un certo punto sì sì, Piqué ha visto una maglia, non so di chi avesse la maglia del Cagliari. È gasatissimo, cioè Cagliari. Ovviamente non è ancora finito. Anzi, dopo una prima tappa a Miami per il concerto di Drake, l'obiettivo era diventato farci Miami, New York in camper alla scoperta della parte est degli Stati Uniti. Così, all'avventura. Il problema però era che mancavano solo 48 ore al nostro volo da New York per rientrare a Milano. With a car. Oh. E noi eravamo belli, belli, belli che lontani. Non avevo capito che era l'intro. Ste cazzo di intro 3D. Oh, ma comunque è un fenomeno. Chi cazzo, chi le fa, eh? Non so, è bravissimo. Ma questa è più del solito. Questa è più del solito. Dio, là pure la Casa Bianca. Un ricordo è vero che ci aveva fatto spoilerato il tatuaggio. Il camperino, che devo dire era veramente di classe. Ma può fare così col braccio? Stava iniziando ad affiorare. Quindi decidiamo di fermarci in quella che ad una prima occhiata sembrava essere una spiaggia. Ahimè, non era. No, Rove comunque. Rove sì, sta bello suonato. Era una spiaggia, ma una specie di palude. Poi sta pure al Games Week, mi sa. Sì, sì. No. Stava pure al Games Week. Marcia. Ragion per cui aspettiamo semplicemente il tramonto e ci rimettiamo alla guida. Si riparte ufficialmente. Più carichi di prima. Guarda che mi hanno punto 100 moscerini. In vista della nostra destinazione. Però perché? Perché nello stacco dei video è andato a fare la 100 tiri di ZV. Ecco perché c'avevi i moscerini intorno alla testa. E adesso guido un po' io. Dopo un'oretta e anche forse di più a viaggiare nel mezzo del nulla. Nuovo stato sbloccato. Mentre devo. Con questo alimento terapeutico, pronto all'uso, ricco di vitamine e nutrienti essenziali, possiamo salvare la vita. Sì, è che, cioè, è, devo rifare un'altra spiegazione. No, è che lui è quello di quel programma dove trovava le coppie, su D-Max, tipo Real Time. C'era un programma dove lui, tipo, era il conduttore, tipo, dove uno stava in mezzo. Bambini. Voglio vedere, faccio? Sì, no, mi fa ridere. In questo momento. No, è letteralmente lui. Eh sì, è lui, è quello che, cioè, non mi può spawnare. Sì, ma sta capita male, prima la scritta di Just Eat col Gaza, mo lui con i bambini africani. Dorme, siamo in Carolina del Sud, mancano solo 7 ore a Washington. E quindi, immancabile, Madonna sta cosa. Cena e pipì. Classico, che è sempre Five Guys. Tocca sana e c'è. No. Diamo e scherziamo. Ah, no, mentre ecco, in cuore nostro. Wendy's. Oh, Wendy's, sì, logo, merged logo, sì, ce l'ho. Sappiamo che mancano ancora tante, tante ore. Ma era proprio questo il bello, il pensiero che in queste ore mancanti sarebbero potute succedere un'infinità di cose. Adesso proprio non esce più acqua, eh? Olè! Ci servirebbe una mascotte del viaggio. Chiara che comunque abbracciare le cose bellissime. Rabbia! Si vede che non siamo proprio lucidissimi. Ed infatti. Io ho fatto giù in faccia. Dai, io ci sto anch'io. Tipo questa sulla fronte. Ma ho un'idea ancora. Come in faccia? Tutti prendiamo un tatuaggio, dopo li mettiamo così. Così, e a scatola chiusa ognuno ne pesca uno e se lo deve fare. Dai, due. Bella, questa cosa la voglio troppo fare con le carte di credito a una cena. Quella cosa che avevo detto, sì, la voglio troppo fare la Royale delle carte di credito, zio porca. No, uno. Allora scegliete voi tra questi. Sto totale. No, deve essere umiliante. A me se esce questo. Madonna, ma so gli indeleb. Non so. Ok, vabbè. E sappiamo tutti che Valentino è abbastanza matto da mantenere pure questo tipo di promesse. Ma è gigante. E anche da questo posto usciamo vincitori. E si ritorna alla nostra casa ambulante. Ma ci rendiamo conto che apparentemente non c'è l'acqua calda. E fidatevi che questo con l'acqua sarà il minore dei problemi. Ma ne riparliamo più avanti. Non la puoi dire sta cosa nel momento in cui giri un video in America? Perché se mi dici che quello è che non avere acqua è il minore dei problemi, significa che ti sei ritrovato in unghetto e ti hanno sparato un 3 in 18. Fatto la doccia, sono rinato. Oddio, in unghetto, in un supermercato, un po' dovunque. Una scuola. Sì, una scuola, dovunque, un po' per strada in generale. È bellissimo lavarsi. Soprattutto con l'acqua fredda, che tempra il corpo e la mente. Tutti docciati di parte. Teo sta andando. Di norma queste cose le fa quando deve fare una sponsorizzazione. Dire che sono molto soddisfatto. La sensazione di essere. Questo scomparimento, 130 all'ora, è pazzesco.
E a questo punto Teo si decide a tirar fuori una questione che forse avrei voluto sapere prima. Mi sembra ogni tanto che il motore dia segnali di cedimento, fa puzzare l'ancida e... E quindi, altra pausa in un altro benzinaio. Non ci siamo accorti, ma abbiamo appena scoperto, guardando la targa di una macchina che mi stava investendo qua, che siamo in North Carolina adesso. Washington è ancora più vicino. Già che ci siamo, qualche cazzatina, dobbiamo comprarla. Ehi, hey, sono Trevor e devo andare a prendere i miei figli a scuola. Mia moglie mi ha lasciato. Abbiamo preso delle merendine e una marea d'acqua, servirà sicuramente. Porco Dio, sì. Sì, Ale, vi servirà. Sì, riparte. 4 ore e 14, orario per ora. Avrei dato un'occhiata al motore. No, mo vai avanti, capirai. Avrei solo aperto l'olio al volo. Una cosa del genere, il momento in cui dici che fa puzza rancida. 7 e 14, lasciamo riposare Samuel e Valentino. Diamo il cambio a Teo, che ovviamente aveva bisogno di un po' di sonno, e mi rimetto al volante, sperando che queste 4 ore passino in fretta. Welcome to Virginia. Nuovo stato sbloccato. Sono le 3, let's go. Ma dopo altre 2 ore di viaggio, un pit stoppino per acqua e benzina, vi giuro che ero semplicemente cotto. Ci fermiamo, cerchiamo un punto dove possiamo dormire. Adesso manca 1 ora e 40 a Washington. Prova. Ma con l'occhialetto. In un posto tremendo. Trovare un posto dove fermarci e dormire è stata davvero una sfida. Siamo in mezzo del niente. Però qua c'è scritto che non si può parcheggiare, se non sarebbe perfetto. Quindi cambio di programma. Decidiamo di avvicinarci ancora un po'. Che Teo ha voglia di guidare. Era un incrocio, comunque non poteva. Non sembra convintissimo, ma fortunatamente all'avvicinarsi dell'alba troviamo un posto che sembra essere sicuro. Sembra essere sicuro. Quanto siamo da Washington? 40 km. Qui ho forse fatto la dormita più necessaria di tutta la mia vita. Poi, come hai dormito? Parcheggio di Target. Comunque, doccetta alla vecchia maniera e... andiamo a fare colazione da Target. C'è un sole disumano. Eccoci qua. Hamburger alle 10 di mattina. Hamburger! E dopo un po', pure chi si fa la bella vita, si sveglia. Si alza anche Vale e scopriamo un optional mica da ridere sul nostro camper. Dopo aver dormito dentro il forno... Ma perché questa mano fissa, ce l'ha sta mano molto, ma poi fa proprio tutto il movimento, eh. Arriva lungo, prima o poi gli partirà una gomitata all'insù, Ho appena scoperto che bastava tenere premuto per tanto tempo questo e avremmo avuto il clima. Meglio tardi che mai. Abbiamo deciso che sfrutteremo Target anche per... Non voglio sapere quanto ha pagato quella lametta. È proprio una cosa davvero. Non voglio sapere quanto ha pagato, perché sì, tu questa cosa, frate, questa tu la paghi 16 euro qui in Italia, E anche perché mi sembra Gillette o comunque quella a 4 lame, quindi non è quella base stupidissima che compri di plastica. Questa tipo pure con le ricariche. Sì, sì, quattro cose costano 16 euro, sì. Questa avrà pagato $30 minimo. Una roba del marcione. Genere. Io avrei mai detto che sarebbe finita in questo modo. Capelli lavati, barba fatta e si può andare alla conquista. Capelli, non so cosa, di cosa tu stia parlando. Via. Ancora qualche chilometro, o forse dovrei dire miglia, e... Ragazzi, stiamo... L'avevo portata da casa. Ah, allora, vabbè, va fatta la massa del Jaguar, bravo Ale, bravo. Ufficialmente entrando a Washington. Yes. Ci siamo. Dobbiamo parcheggiare. Ma attenzione, quando meno ce l'aspettiamo... Bellissimo, bravissimo. Era questo l'inedito che volevo sentire. Scherzone, perché quelli arriveranno nella prossima puntata. La porta X, allora sono pedas. Prima bebe, c'è troppa violas dentro al quartier. Cioè, ma che inediti di robe? Guarda. Let's go, andiamo in Washington. Oh, non si può vedere un video di Ale della Giusta senza avere un attimo qualcuno che ti arriva a rompere le palle. Però questo è il maestro, mi sa. Maestro. Che non sento da un po', quindi diamogli un secondino. Sound resumed. Il socatore. Ma sin the show! Marzo, 2 ore e 50 di live da una pornazione. Da una postazione non mia e non ma sono ancora crashato. Ma cos'è la navata? Da dove stai parlando? Ma che eco c'è? Lo so, c'è, è vero, c'è tanto. Sì, no, però vabbè, non è un problema. Comunque streamiamo da poco, quindi no. Perché farci la postazione fatta proprio anche senza eco. Come va, Francesco? Io tutto bene, tutto bene. Tutto a posto? Sì, a parte abbiamo perso una partita al club terribile anche oggi. Ormai si perde e basta, una cosa terribile. Però... Ma devo minare, no, Marzo, è peggio, perché quando mi è stato detto che dovevo fare la partita stavo cacando proprio 4 minuti prima di farla. Novità, sono gli altri due, ho capito, però se ti avvisano alla fine uno neanche, cioè un Marzo. Qui abbiamo visto una cosa. Che cosa? Cosa golosa. Tu sei, tu
sei quasi a 10.000 sub. No, vabbè, sui punti abbonato già. Vabbè, è 8.500 tipo. Sì, 8.800. Te non ci sei mai arrivato a 10.000? 10.000 tondi no, sono arrivato, però sono arrivato a 9.600. Sei arrivato, ah, non cambia un cazzo. Non puoi parlare, Manuxo, che c'ha più sub di te. Chi è? È il gatto sul tubo, c'ha più sub di te. Capri gatto di 100. Allora, Marzo, mo non so che cosa vai a fare, però ti volevo far sapere che poi poi ci possiamo essere noi. Io considero che tanto vado a fare Fortnite, poi alle 2 dovrebbe esserci un torneo no build di Fortnite in America. E non so se faccio o no. Va bene, ok. Non lo vuoi fare il torneo no build? Quanti soldi? No, che sarà 100 euro a partita, tipo 3 partite, al massimo 3 più. Se vinci? se vince la partita, sì. Ma in una lobby di persone che sono forti? Sì. Tutti quelli che possono entrare tutti. Però ovviamente poi rispetto con i punti... Se c'hai più punti, trovi quelli più forti. Quindi se arrivi a vincere, sì. Ci penserò. Non lo farà, no? Vabbè. Vabbè, allora comunque ci possiamo sentire. Ci vediamo più tardi, va benissimo. Un bacione a tutti e due, ciao. Ciao, ciao. Sound muted. Boccia roccia, sboccia moccia. Grazie per i 5, bentornato. E... Sborrofobia, ovviamente. Veramente, cazzo, per un attimo ho goduto perché era 4-2-4-2, invece adesso è già cambiato. Che palle, che sono questi beat? Giammo, sono il ragazzo delle mille lupo Alberto. Volevo solo dirti che ti ringrazio per tutto quello che fai. Avete portato 6 pacchi interi di lupo Alberto, ragazzi. Cari, so che mi avete nominato, voglio sapere il parere del re sui miei TikTok. Bavaro, no, poi non li ho visti, non li ho visti, devo poi guardare. Salutiamo la bestia e andiamo a vedere. Ci stava Juan Battista con loro? Residenza ufficiale del presidente degli Stati Uniti, nonché uno dei più grandi simboli degli USA. No, Fra, non si può andare per di qua. Il presidente degli Stati Uniti non esiste, è un burattino messo lì con una maschera, ma in realtà è un robot. Sì. Dai, Biden non esiste. Biden è morto e non è più il Biden. Cioè, non stai dicendo cazzate. Ma sì, ma dai, frate, è un robot palesemente. O se no, è la persona più mangiata dall'Alzheimer di sé. Molto più probabile. Mi fa troppo ridere questa roba. Che gli americani sono. È ma rincoglionito. Il presidente degli americani c'ha l'Alzheimer. No, che. Ho capito, ma è la seconda volta che però stavano è troppo dritta. Quando fai comizi. Mi fa troppo ridere perché questo magari una volta si scorda. Ed è questo pulsante rosso. Prevengo la struttura. E fai pochi darti figli. A Milano. Joe, hai proprio inculato forte social Bamba. Non ho sentito, ti potrei rileggere il beat se avessi la... Perché questo è un pannello da aggiungere. Sulla dashboard. Ho capito, ma la dashboard sta qua e mi dà fastidio perché io di norma me la metto da un'altra parte. La dashboard, porco Dio. Sleepy Joe, lo scureggione, è mio nonno per davvero, oia. So chi sia. Bentornati, benvenuti, raga. Benvenuti a tutti quanti. Hanno votato uno qua, demenza senile. Fa ride, stai. Penso sia fatto apposta per evitare di farlo, però. Davanti alla Casa Bianca non mi sembra il posto migliore per infrangere le leggi americane. Lì. Ma in tempo zero. Stanno arrivando queste persone e stanno facendo allontanare tutti. Non c'è ancora chiarissimo cosa stesse succedendo, ma forse stava o entrando o uscendo il presidente. Casa Bianca vista e adesso... Te sicuro non lo sapeva manco lui? Ma dove andiamo? Where are you going? I don't know. Where are we going? Oh, I love this strawberry. Camperozzo. E si va a Filadelfia. Camperozzo e let's go ski. Esattamente a fila. C'è l'obelisco. E di qua c'è la statua di Lincoln. L'obelisco. Merita un occhio. C'è la statua di Linton Johnson. Entra nel gioco. Chiata più da vicino. Wow, ma è gigante. Spettacolo. Comunque, il fatto che abbiamo deciso di fare questo viaggio verso New York a tappe mi ha fatto fare un collegamento mentale con il piano d'accumulo, che è praticamente la stessa cosa. Inizi con poco, poi pian piano aggiungi e i risultati arrivano con il tempo. Ecco, dai, che hai giunto pure te, Ale. Sgancia ste 10 giftate. Dai, che 40 euro ce l'hai, piagne. Dai, ti è trapezio. Entra. Non può entrare.
Porco Dio. Opportunità di investimento. Ah no, falla durare un altro po'. Ottimo. In modo semplice. Ah ok, impossibile finire per Link della giusta. In descrizione. Va comunque bene. Si torna in viaggio, ma questa volta con la direzione Philadelphia. Prima ancora però dobbiamo risolvere un problema enorme. Non quale? Funziona la doccia. Fa così da ieri, ma cos'è cambiato? E poi porco Dio, ma che gli hanno venduto? Porco Dio, frate. Cappe, gli hanno venduto quello degli Ainub. Direttamente. Non gli hanno venduto. È possibile che ieri ce n'abbiano data così poca? Perché il giorno prima avevamo effettivamente riempito l'acqua alla sua massima capacità. E non ha mai senso che l'abbiamo già finita. Quindi, secondo me, è successo qualcosa ieri. Perde l'acqua. Tra quando vi siete lavati voi due. Non va in nessun modo. Questa non ci voleva. C'è una roba che fa rumore, ma è tipo qua. Non capisco. Forse è vuoto. La soluzione è solo una. Andiamo in un gas station e chiediamo. Vai. We have two problems. I have no idea. Sono Giovanna Di Perni e mi trovo. Sì, però anche in questo caso che è? Oggi al centro regionale. Scusa, perdonami. Un HCR. Stallone due facile, grazie per le 50 giftate, amo. Thank you. Logistico dell'UNHCR in Ungheria. Sì, vabbè, ho capito. Perfetto. Grazie, Stallone. Grazie per i 50. Te sta all'uovo a random. Così. Mi ricordo, un'altra botta da 50 avevi fatto un'altra volta. Thank you. Benvenuti a tutti. Thanks. Non spammetto dei buoni in chat anche per tutti gli altri pischelli. Perfetto. Anche perché ora il problema non era solo l'acqua. Dopo tutti quei chilometri, la luce dell'olio inizia a lampeggiare. Quindi significa che non possiamo provare ad andare a New York. Ed infatti, gli esperti ci dicono che bisogna cambiare il filtro, cambiare che è un casino. Ci rimettiamo quindi in viaggio su un mezzo abbastanza pericolante, mentre Valentino cerca di contattare l'assistenza. Ovviamente senza successo, con il problema che in questo momento abbiamo esattamente il volo fra 24 ore. Siamo a un'ora da Philadelphia, senza acqua, con l'olio da cambiare, distrutti, con i tatuaggi ancora da fare. Teo e Vale, che sono inaspettatamente diventati i più responsabili, continuano. Non bene, eh? Come risolvere questo problema? O stanno solo cercando di rimandare il tatuaggio? Questo è il Kinder Merendero con le sorprese dell'NBA. Vabbè, chiaramente comprato subito. Tornati al nostro mezzo, comunque si avvicina un tipo con fare vagamente amichevole che vuole darci una mano. Yeah, we tried everything. Turn it. The whole thing should come off. Do it like this. Funziona? Sì, benissimo. Ma come? Funziona benissimo. You saved our lives. You're the number one. Where are you guys from? Italia. Ah, ciao bella. Ciao. Uscivo. Andiamo, poi si è fermato, non è andato, poi si è fermato. No, non va bene al 100%. E allora stai a vedere che it's empty. Comunque il bro effettivamente un po' sospetto è. Guardate, lasciate anche le luci accese. Quanto sputa, zio, ma è un lama, porco Dio. Occhio, lui stava fissando il camper sempre. E mi fai vostro. Comunque, dopo aver chiesto ancora ad un'altra persona, si vuole abbattere camper. La soluzione era più semplice del previsto. È l'altro buco. Una roba non ho fatto io. Mettere l'acqua. Avete messo nel buco sbagliato. E dove l'abbiamo buttata l'acqua? Easy. L'acqua di ieri, affidata a Valentino, era stata messa nel posto sbagliato. Questo. Apri piano. C'è quattro, zii, comunque, dei rincoglioniti. Ma già di più. Sì, e meno male che ce ne siamo accorti, perché a quanto pare può risultare in morte o infortuni gravi. Cosa noi stiamo facendo le cose completamente cosa a caso. Scritto? L'importante è che sia finita bene. Guarda, qua va la grande doccia fatta, ora sto al top. Sono letteralmente in mutande in mezzo a una strada americana. Credo che meglio di così non sarebbe. È la cosa più normale che può succedere in America. Sì. Potuto andare. Ma adesso, finalmente, dopo aver risolto tutti i nostri problemi, siamo sul bordo. Guarda come flexa le chiappette. Vabbè, già un bel culo. Ci penseremo domani. Puliti e profumati. La doccia ha svoltato tutti. Siamo pronti. È il momento dei tatuaggi. Per una sfida su TikTok, Teo si è fatto il primo. Questo. Magnifico. Magnifico. E adesso tocca a tutti noi, incluso Teo di nuovo. Ne mettiamo quattro facce in giù e ognuno ne pesca uno. Io voglio questo. Io questo. Aspettate, non girateli. Una regola. Si possono fare scambi. Ci sta, okay. Ci sta. Uno alla volta. Vai. Inizio io. Vai. Se possono fare scambi, allora non ha senso fare questa cosa. Sì! Non ci credo. Oddio, paura, è il tigre. Vai. No! Sì! Ho tanta paura. Tu le volevi le rose? Questo era bruttissimo, l'ho scelto io apposta. Bello questo. Questo è tipo. Questo mi immagino che. Sogni, come si chiama? Sì, vabbè, ma tipo stai in un campo come un eremita e ti fai dei trilloni clamorosi. Fare lo sfregio a qualcuno che capita. Facciamo scambio. No, scambio con te. Io voglio quello che ha Teo. Dai, fatti quello sul collo. Sogni, io mi faccio questo sulla schiena. Perfetto. Vale, uomo di parola. Scegliamo il punto giusto e. Tac.
Mamma mia, rose sul collo mi ricordano Daniele Perotti. Sì, Daniele, Diego. Vai, 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 è già attaccato. Beh, Lu! Andiamo allo specchio. Ma è gigante. Ma sai che ti sta bene? Me lo faccio, dici. Vai con Summer. Cioè, ma è pulito, sì, era bello. Se proprio mi caso ne faccio due di fila. Sento già mio. Minchia! Ecco. Da lontano se me fa ridere. No, sembra serissimo. No, sì, da lontano sembra uno... No, frate, da lontano sembra la Coppa del Mondo. Ah, sì, da lontano è letteralmente la Coppa del Mondo. Gli disegni Messi che la alza, è la Coppa del Mondo. Sembra serio. Sì, sta bene. Sì, vabbè, sì, sì, ma non al centro dello stomaco. Ma che è sulla bocca dello stomaco? Potrebbe farlo anche davvero. Cazzo, ma non è brutto. Tocca a me. Dove te lo fai? Sulla schiena, sullo dietro. Sono tesissimo. Tira giù. Sì, 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 sì. Come ho fatto a ridormi così? Ah, dai. Che cazzo? Che se lo sta a fa? Vale. C'è il buco del culo. Hai quello. Te lo sento tutto il culo bagnato. Fermo. Fermo, no, 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 ma no. Che scena pietosa. Oh. Ma no, non si è attaccato un cazzo. Fermo, aspetta, fermo. Aspetta, aspetta. Ah, forse ho capito l'errore. C'ha la pelle impermeabile. Ma porca, non ci credo. Ma me l'hai messo con la plastica? Non l'avevo vista. Io sono senza parole. Sempre così lui, sempre così. Ma veramente, ma sono tutto bagnato. Sono orbo. Ma non sento, non la senti, non la vedi. Poi adesso ho tutto il culo. No, come? Strofino, strofino. Cioè, quello sotto è venuto bene. Basta, Drake. Adesso, ho pulito. Ho voglia di andare a un concerto di Paola. Guarda con la mano, guarda con la mano, lo fa doppio. Anzi, ce l'ha troppo. Adesso mi è venuta voglia di andare. Stuga, è uno. Poi non è, non è felice, l'alza. Mi dispiace solo non essere riuscito a fare la foto. Perché uno dello staff ha detto a me e ai miei amici che non facevano più mettere in fila nessuno. Dopo hanno fatto entrare altra gente. Mi dispiace, sta lo. Allora non dovevi giftarsi 50, non undeserved. Noi ci avevamo provato il più possibile, ho fatto letteralmente 7 ore di foto e basta. Non ho fatto nient'altro. Unlucky, ne lo so. So comunque che non l'ho fatta con tutto. Ah, amo sempre a parlare di America, ma non è che passi da qua una volta tanto che te voglio salutare. No, Ale, però cioè veramente ce l'hai perché non felice della diagonale che avevi trovato. Oh, lo tiri indietro e la alzi pure. Dare un concerto. Guarda, Ale! Stum! Di Paola e Chiara. Secondo round per te. Dai, no, dai, che non ho il cambio. Che hit. Siamo questi sono più fighi del solito. Cioè io quelli mi facevo adesso... da con l'acqua erano. Cara Filadelfia, stiamo arrivando nel prossimo episodio. E mo te fa gli spoiler delle cose assurde che succedono. Oh, non ci posso credere. Okay. Abbiamo il nostro incredibile camper in mezzo a Times Square. Bello. È la giusta 14, mi piace, bravo, è la giusta. Video, vedo che è passato molto scorrevole, se non fosse che ogni volta nei tuoi video succede una marea di cose tra sub giftate o persone che mi poccano su TeamSpeak, è fantastico. I love it. Aspetterò con ansia il prossimo episodio di Settimana Rovente. Oh, la business class migliore del mondo. Bello però. Io sono fan dei video di Surreal. Surreal Power che ti fa un video. Orco Dio. Ciao Ale. Ciao bello, buona serata. Ciao gnocco. Signore e signori. Oh, video, guarda, business class Surri, bei video. Fammi vedere se ha caricato qualcos'altro di bollente magari. No, questo non mi piaceva, no, no, no. Però ha fatto belle visual, lei ha fatto. Bah! C'è il nuovo video degli LA. Fammi vedere gli LA. 5 shot con Simone Berlini hanno caricato. Questo è Davide solo perché è un figo da Madonna. Che fregno. Ando sta? Ma basta. Eccolo. No, non è vero perché ci sta... Ando spawna. Tiè, guarda che gnocco. Guarda che te dice. Maglia del Milan. C'ha done clamore.